うん。<music> Cari amici di Telepace Trento, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista. Oggi sono molto contenta di avere ancora tra di noi Carlo Bridi. Carlo, bentrovato. Grazie, grazie a lei e grazie ai telespettatori di Telepace. È sempre un piacere averla qui, Carlo, tra di noi e... Eh, lei è stato ospite in studio su diversi fronti, diciamo, molti telespettatori che, la, che ci seguono da casa sicuramente la conoscono come segretario dell'Associazione Asfron, per la quale ci siamo visti e abbiamo approfondito tanti temi, ma oggi Carlo le ho chiesto di essere qui in un'altra veste, diciamo, e direi quasi di amico, di una figura eh, davvero, davvero bella, davvero da approfondire, e cioè come amico di padre Andrea Bortolameotti missionario trentino eh, che fa faceva parte della congregazione dei padri venturini eh, ha vissuto tanti anni in Brasile e, eh, e è in atto eh, il la causa di beatificazione Carlo, vero? Io vorrei proprio approfondire con lei chiedendole chi era padre Andrea che forse è una figura tutta da scoprire. Ma sicuramente sì, devo premettere che per me è una grande gioia parlare di padre Andrea perché, avendolo conosciuto molto bene, essendo andato più volte in Brasile a vedere i progetti che con lui abbiamo realizzato, avendolo incontrato tante volte quando veniva a Vigolo a riposarsi, e quando perché, dopo cinque anni. Caso, perché lui era originario di Vigolo Vattaro. Eh, Prevettiamo che, <ride> che lui era originario di Vigolo Vattaro, siamo nati a 200 metri di distanza. E lui, sorte volle, che sia nato 50 anni dopo di Santa Paolina a meno di 100 metri dalla casa natale di Santa Paulina. Tutta una serie di coincidenze. Eh sì. Lui era nato il 21 dicembre del 2019, 1919. a Vigolo Vattaro appunto, ha studiato presso i padri Venturini, voleva andare in seminario ma la famiglia non aveva soldi per pagare le rette in seminario, e loro i Venturini l'hanno preso e hanno detto: Buon vieni con noi che noi non ti facciamo pagare niente. Quindi è entrato nei Venturini ed è stata tutta una vita dedicata veramente alla: innanzitutto era un uomo di grandissima fede, di grandissima fede, ma anche un uomo che sapeva. Esprimere tanta gioia in chi lo incontrava, dicevamo all'inizio, Carlo, che è iniziata la causa di beatificazione, giusto? Quando è iniziata, e secondo lei quali sono i motivi per i quali è avviata questa causa? Quando è morto, a Barretos, dove era stato parroco per molti anni, all'età di 90 un anno quasi Padre Andrea è stato caricato su un ferro portato in giro per la città con davanti uno striscione con scritto un santo fra noi. Ah, quindi la gente già lo considerava La gente tale. lo considerava già santo ancora prima che si avviasse la caura. Abbiamo visto un video nel quale eh, la gente era molto commossa durante il suo funerale, era veramente molto, molto... È stata una cosa veramente eccezionale la commozione che aveva creato, perché si era fatto voler bene da tutti, ma una, lui privilegiava i poveri, veramente gli ultimi, come dice Papa Francesco. Era stato per tanti anni cappellano delle carceri ed è l'ultimo incarico che ha lasciato. Era eh, veramente una mitico, il suo maggiolone col quale viaggiava, ormai non molto rispettando le regole de, 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 della strada, però tutti i vigili lo ossequiavano, lo salutavano, tutti lo conoscevano e quindi non ha avuto mai problemi da questo punto di vista. Quindi eh, appena sono scaduti cinque anni canonici dalla morte, il vescovo di Barretos, Don Milton, ha subito avviato la causa di beatificazione. Lo ha fatto su sollecitazione fortissima di tutta la gente perché tutti dicevano. Questo era già santo, era già santo, ha fatto una vita da santo. Perché don Milton è venuto a Vigolo Vattaro? In occasione della visita a Limina, dopo aver consegnato gli scatoloni della documentazione, 4.500 documenti, è venuto a Vigolo Vattaro perché voleva vedere la casa natale di padre Andrea. Abbiamo con l'occasione anche inaugurato una targa sulla casa fatta dall'amministrazione comunale e dato che la casa è a 100 metri da quella di Santa Paolina, ha voluto visitare anche la casa di Santa Paulina concludendo poi la mattinata con la Santa Messa preceduta da lui e col superiore dei padri Venturini e domenica scorsa don Milton mi confidava dice quando ho iniziato la causa L'ho fatto perché sentivo questa voce interiore che mi diceva lo devi fare, ma non sapevo nulla cosa avrei fatto, non avevo una idea. Poi dice, veramente il Signore mi ha illuminato, mi ha dato gli strumenti, mi ha messo a fianco una bravissima postulatrice, la Lucina, che è venuta a Roma a imparare il mestiere di postulatrice dove ha conosciuto padre Gambalunga, che già era, già era il postulatore di tutte le cause della sua congregazione. Anche di Chiara Corbella, Petrillo, eh, padre Gambalunga ha curato tante cause di beatificazione. Esatta, esattamente, e quindi tornata in Brasile, poi eh, ha seguito per tutti questi anni, a, a suo fianco c'era padre Costante, altro padre Venturino, che ha assunto l'incarico di parroco di, della parrocchia, dove era parroco padre Andrea, alla sua morte. Quindi hanno portato avanti in coppia questa bellissima esperienza. Ci hanno impiegato sei anni. Sei anni perché continuavano a trovare persone che volevano portare la loro testimonianza. Poi c'era un fatto, il Vaticano, il Dipartimento per le Cause dei Santi, chiedeva che tutta la corrispondenza di Padre Andrea fosse battuta tutta in italiano e consegnata su dischetto in modo da poter conservare. Tutto e andare anche poi cercando con una parola particolare, tu entri e trovi quella, trovi. Allora, è stato un lavoro enorme, eh sì. perché 5.000 lettere sono state portate dal Brasile, dal superiore generale padre Carlo Bozza dei Venturini, e ho trovato la mia ex segretaria, i nipoti di padre Andrea. Molto disponibili, molto impegnati, e tutte le hanno ribattute tutte, messe poi consegnate. Quindi. Un lavorone. Un lavoro, un lavoro decisamente fatto e vanno ringraziati queste persone che lo hanno fatto. Il vescovo Milton, quindi, mi diceva domenica che appunto lui ha letto tutto, una cosa dice commovente, bellissima. E, Doveva venire a Roma per la visita a Delimina in Vaticano, e allora ha portato con sé i tre scatoloni che in una cerimonia solenne avevano eh, chiuso con cera pochi giorni prima della sua partenza. Ora la causa è nella fase finale la congregazione. Dei, per il, eh, il dipartimento per, per le cause dei santi la, sta la dovrà valutare certo. ma chiaramente alla luce devono verificarsi dei fatti straordinari che possono certo. poi essere accertati miracoli e anche su questo fronte siamo molto tranquilli perché mi diceva Don Milton che eh, vi sono già Due casi che sono sicuramente straordinari. Ah, ci racconti Carlo? Sì, sì, sono già due casi che sono sicuramente straordinari. Dice, non li divulghiamo per ora perché devono essere divulgati solo da quando inizierà la fase finale della causa. E a quel punto sarà fatta tutta l'istruttoria con le visite mediche, eccetera, certo. eccetera. Però possiamo avere qualche anticipazione. Di, di queste, credo che sia opportuno quando intervisterete Don Milton farvi dare qualche anticipazione <ride> su queste due persone guarite da tumore ah ecco, ecco l'ultima è quella di una donna tumore sulla lingua e, ma è spacciata ha detto faccia la chemio che vediamo se riusciamo a salvarla è venuta alla sua città dove c'è il famoso ospedale sostenuto sempre da Padre Andrea, dobbiamo parlare un attimo dei suoi progetti, e dice di fare la chemio, è andata lì, e ha trovato il primario, l'ha visitata e dice: ma cosa la chemio? Ma lei è guarita perfettamente, lei non ha nessun tumore. In Brasile questo, questo quindi? In Brasile, Barrettas, in Brasile. E quindi questo è uno dei due casi. Ecco Carlo, diceva che padre Andrea Bortolameotti ha compiuto delle opere straordinarie in Brasile, perciò la gente lo amava tanto. Quali progetti ha portato avanti, che poi li conoscete bene, li avete conosciuti bene? Padre Andrea, nel 1991, in occasione della beatificazione di madre Paolina, è venuto anche lui. Alla cerimonia, alla grande cerimonia fatta a Florianopolis, e è venuto proprio convinto e determinato e dice: È ora, Carlo, che tu non pensi solo all'Africa, ma che dia una mano anche alle mie realtà, ai miei poveri del Brasile, lo dico, padre Andrea. Dice, ogni volta che vengo in Italia vado con gli amici a trovare i vari politici mi promettono monti e mari mai fatto niente ma dico siete partiti male non bisogna partire dal tetto della casa ma dalle fondamenta e dice cosa devo fare dico dobbiamo fare un'associazione un'associazione e allora abbiamo chiamato amici di padre Andrea abbiamo costituito l'associazione con statuto, tutto posto Tutte le cose in regola, quando è venuto lui poi in Italia l'abbiamo formalmente costituita, da quel momento abbiamo realizzato oltre 12 progetti, uno più bello dell'altro, in tutti i settori del sociale, della scuola, del recupero dei bambini di strada, del, del dare le case alle famiglie, eccetera, eccetera. Tutti i progetti che lui ci proponeva e per i quali lui riusciva a coinvolgere i brasiliani. Perché a differenza degli africani che promettono tanto e non fanno niente, i brasiliani, quello che promettevano, lo facevano, anzi, erano sempre una spanna davanti a noi ed è stato bellissimo realizzare questi progetti con l'associazione Amici di Padre Andrea Bortolameotti. Quindi una vita spesa per gli altri, potremmo dire, riassumendo Padre Andrea, una vita spesa per gli altri per il bene delle persone che, eh, che lo circondavano. Carlo, però le chiedo, a livello personale, cos'è che si porta nel cuore di padre Andrea, visto che l'ha conosciuto così bene e che gli è stato così tanto accanto? Direi che sono due le cose che mi fanno ricordare sempre padre Andrea, la sua grandissima, profondissima fede pur essendo contestato per le sue aperture, per tutte le sue iniziative coraggiose che faceva nella parrocchia, e non sempre compreso anche dalla diocesi, lui era sempre sereno, perdonava sempre, era sempre disponibile, però con una mentalità di dire... Non dobbiamo limitarci a dire poveri, po, i poveretti, poveri quelli che vengono qui, che dormono sotto il ponte mentre i loro familiari fanno la chemio. No, dobbiamo trovare la possibilità di ospitarli. E di qui la casa per Santa Paolina per l'ospitalità dei familiari di malati di cancri. E dopo quel uh, bellissimo progetto che abbiamo inaugurato assieme a padre Andrea con mia moglie, per i bambini malati di tumore. Loro hanno bisogno di una cura particolarissima, devono essere in un ambiente isolato, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un reparto per loro e l'abbiamo inaugurato assieme a Padre Andrea. E lì abbiamo visto quale venerazione lui aveva. Ecco quella cosa che più mi ricorda questa, questa venerazione. C'è un particolare però che fa parte anche della mia testimonianza sulla causa ma che lo posso raccontare. Il giorno in quale siamo arrivati in Brasile è venuto a prenderci all'aeroporto alle 5 di mattina. Siamo andati a Osasco, alla sede dei Venturini lì a San Paolo e siamo stati lì per elaborare tutta una serie di programmi di, per le attività. Mezzogiorno ho mangiato un boccone e poi via subito verso Barreto, ci abbiamo impiegato sei ore pondanti, siamo arrivati. Dice che ora sono le 19, ah, dice, pronti, vado direttamente in chiesa. È andato direttamente in chiesa, dopo tutta una giornata di quel genere, e ormai avevo 89 anni, a celebrare la messa. Torna da, dalla messa, viene per mangiare un piatto di minestra, aveva mangiato tre bocconi di minestra di fagioli. Arriva una donna disperata: Dice c'è mio marito che sta morendo, piantato lì. La minestra, è andato subito a assistere questa, questo boribondo. Tornato alle 10, mia moglie voleva riscaldare una minestra, dice no, no, dice boh, no, no, mi ritiro. Dove è andato? In cappella. Non so fino a quando, che poi noi siamo andati a dormire. Una testimonianza la, di fede incredibile. La mattina, alle 4 di mattina, io ero uscito per andare in bagno, lui era già in cappella che pregava. Ecco, questo era Padre Andrea. Una fede incredibile e forse potremmo quasi parlare di virtù eroiche, anche se non voglio anticipare niente, vedremo come andrà la causa di beatificazione, però certo, una vita spesa nell'amore per Dio e per i fratelli, insomma, mi sembra di capire, Carlo. Sicuramente sì. E non triste, sempre gioioso, sempre sorridente, sempre una persona che esprimeva gioia anche agli altri, perché viveva, lui diceva sempre, io vivo in Cristo, io vivo per Cristo. Quindi tutto il resto viene perché me lo dona il Signore, quindi una testimonianza di vita e, d'altro canto, tutti, tutti. Conoscevano riconoscevano questa Certo, tanto è vero che appunto chiedevano già, era già santo insomma per la gente e tante volte Vox Populi lo sappiamo, no? Certo. Vox Dei. <ride> Carlo la ringrazio tanto per essere stato con noi per averci fatto conoscere meglio la figura di padre Andrea Bortolameotti. Che dire, l'aspettiamo qui sicuramente per l'attività dell'Associazione Asfron, però anche... Per gioire insieme della beatificazione di padre Andrea, quando sarà, l'aspettiamo qui in studio, Carlo. <ride> Se il Signore vorrà darci la grazia di vederlo agli onori degli altari, il nostro carissimo padre Andrea sarà una gioia immensa per tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato, apprezzato per la sua grandissima opera. Grazie ai nostri telespettatori e. Arrivederci la prossima volta. Grazie, grazie a lei, Silvia. Grazie, grazie davvero. E grazie anche a voi, amici, che ci avete seguito fino a qui. Vi auguro, come sempre, un buon proseguimento con i programmi di Telepace Trento.